Prima partita, partita contro una squadra sicuramente molto ben allenata, con tanto talento e una certa sfrontatezza anche, nel senso che hanno, la bellezza della gioventù e del gioco proprio. È una squadra che avevamo studiato su molte partite e che rispettiamo tantissimo perché ha un potenziale notevole. Quindi vanno al di là del risultato, ma mi sembra di essere sempre stato onesto, i complimenti anche a questo progetto. È ovvio che è solo la prima partita, è ovvio che da domani dobbiamo pensare che ci sarà una guerra a Pistoia, dove l'intensità si alzerà, dove la fisicità si alzerà. Ho notato anche che l'arbitraggio, devo dire anche positivo, non perché abbiamo vinto, ma perché è stato pari per entrambi, secondo il mio punto di vista, che ha concesso molta fisicità, è proprio lo specchio di quelli che sono i playoff. Oggi abbiamo avuto un grande apporto dalla panchina. La mia esperienza mi porta a dire che in queste partite siano sempre protagonisti diversi. Dobbiamo essere pronti tutti a dare, sia chi gioca in quintetto che a panchina. Sono stati bravi i nostri lunghi a difendere sul pick and roll e a concedere meno tiri facili di quanto avessimo concesso nei primi due quarti. La partita è stata vinta in difesa, con attenzione sui rimbalzi, squadra che dall'inizio del campionato nel girone A è la miglior rimbalzista, la squadra con il maggior numero di rimbalzi in attacco, e queste saranno le nostre priorità, anche perché credo che non ci siano grandi tatticismi, visto che sono abituati a giocare sia in Serie B con la Serie Under 20 con lo stesso sistema, e riescono a trovare sempre delle soluzioni di lettura. Dovremo prepararci a questa battaglia, avere uno spirito ancora più forte e soprattutto essere attenti ai particolari. Una partita fatta di strappi, Piacenza va avanti di 11, Bottegone rientra, torna avanti Piacenza, poi lo strappo finale. Innanzitutto, da cosa nasce tutto questo strappo finale? Dalla difesa dei rimbalzi che dicevi o c'è anche altro? E poi, soprattutto, Bottegone ha dimostrato di essere, come dicevi, squadra tosta, squadra che Una squadra che nelle ultime parti di stagione credo abbia vinto 8 partite su 9, battendo Moncaglieri, battendo Omegna, battendo Montecatini, che ha trovato un equilibrio anche in momenti dove erano senza due giocatori. Quindi gli strappi sono dovuti alla precisione nel modo in cui fai le cose. La distrazione su alcuni particolari, sui cambi difensivi su Marconato, la distrazione ci hanno portato a dover sempre riprovare a stringere per poi andare avanti. È una squadra che va bene a un ritmo di grande velocità, la lettura deve essere di andare al ritmo diverso da loro, quindi finalizzare molto di più e avere l'abilità di non incaponirsi e attaccare questa massiccia difesa che difende l'area per ribaltare il lato, per trovare altre opportunità di tiro.